Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao, bentornati, benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Buon martedì a tutti, come sempre. Buon martedì alle vostre famiglie. Allora, un bel po' di aggiornamenti ragazzi. Un bel po' di aggiornamenti di calciomercato. Adesso andiamo a vederli tutti insieme. Allora, classifica, partiamo. Anzi, no, prima raga, ho freddo. Quindi mi devo mettere la felpa, scusate un secondo. Ecco qua, scusate raga, c'ho un po'... Va freddo qua a Milano, va freddo. Allora, stavo dicendo, notizia, partiamo da questa cosa. Si è conclusa ieri, dopo la partita tra Roma e Spezia. Guardiamo un attimo quella che è la classifica di Serie A. Inter ha 40 punti, Milan ha 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juve 28, con Roma che è 28, poi tutti gli altri, Empoli, Lazio, Bologna. Ragazzi, classifica, allora, facciamo un attimo un discorso. Cosa mi preoccupa di questa classifica? Mi preoccupa che comunque noi qualche punto in più l'abbiamo messo, qualche punto in saccoccia l'abbiamo messo, abbiamo 39 punti, abbiamo la possibilità, vincendo le ultime due partite, di fare un punto in più rispetto al campionato dell'anno scorso, che sarebbe veramente all'andata ovviamente. Del campionato dell'anno scorso, che sarebbe un risultato incredibile. Ovviamente due partite che, ragazzi, si stavo dicendo, sono due partite fondamentali, perché comunque sono due partite che se le vinciamo mettiamo punti, iniziamo a mettere anche tanti punti, tantissimi punti rispetto alle quarte, le quinte, iniziamo a mettere tanti punti per la zona Champions. In caso contrario, se dovessimo, mi auguro proprio di no, ma se non dovessero andare bene le prossime partite, classifica che si fa abbastanza preoccupante, più che altro perché tutti gli altri, raga, stanno facendo punti dietro e è un bel campionato quest'anno, ragazzi. È un bel campionato. Ricordo a tutti che il mio primo pensiero, ed è quello che vorrei fare, mi piacerebbe arrivare a fine anno, magari davanti a tutti, o comunque rimanere lì davanti a giocarmela fino alla fine. In caso contrario, la cosa più importante quest'anno è quella di arrivare tra le prime quattro, ragazzi, lo ricordo a tutti, ma non perché per essere pessimista, come dico sempre, semplicemente perché, come vi dico da inizio anno, negli step di crescita del Milan la cosa più importante è quella di rientrare ancora una volta nella Champions League, giocarci ancora l'anno prossimo la Champions League. Allora, ho delle notizie molto importanti, una su Adli, l'altra su Kessié. Vi devo parlare di Bot, ma non li facciamo tanto calciomercato. Prima di andare avanti, ragazzi, vi devo dare questo aggiornamento riguardo a Rafa Leão, aggiornamento che arriva direttamente dal Corriere della Sera sulle condizioni dei giocatori del Milan. Ieri, nuovi esami per Leão, leggera lesione al bicipite femorale, tornerà purtroppo a gennaio. Con lui torneranno anche Calabria e Rebic. Invece Giroud, quindi il nostro Oliviero Bomber Vero, dovrebbe tornare a disposizione già direttamente dalla partita contro il Napoli. È ovvio che, raga, Oliviero è fuori da tanto, quindi non è che torna ed è subito in forma brillante che fa le giocate. Ci vorrà un po' per vederlo poi al 100%. Tra l'altro, colgo l'occasione, ragazzi, è uscita una notizia su tanti media. È uscita la notizia che, insomma, pensavamo un po' tutti, abbiamo visto un po' tutti le prestazioni del nostro Teo, di Teo Hernandez, e ci siamo accorti che non è brillante come al solito. Ieri è uscita questa notizia che confermava che Teo si sta allenando comunque da più di un mese con diversi problemi fisici, problemini piccolini, che non gli permettono di allenarsi al 100%. Soprattutto la notizia che più mi ha fatto pensare è riguardo al Covid, al post-Covid. La notizia uscita dice che lui praticamente non l'ha, come tanti giocatori del Milan, ma non solo del Milan, come tanti giocatori di tante squadre, sono guariti dal Covid, cioè quindi non sono più positivi al Covid, ma non hanno ancora ripreso pienamente le loro capacità. Ovviamente, ragazzi, la cosa più importante quando giochi a calcio è devi avere i muscoli che vanno bene e devi avere il fiato per andare. Probabilmente il fatto che la pandemia, questo virus, colpisca soprattutto i polmoni, probabilmente, non lo so, raga, io non sono medico, quindi è semplicemente una mia opinione, probabilmente questa cosa sta creando un po' di problemi ai professionisti di tutti i generi, sia i professionisti sportivi, no? Chi se lo piglia, comunque da qualche problemino. Bene raga, allora adesso facciamo così, andiamo in sigla perché ho un bel po' di cose da raccontarvi, soprattutto di calciomercato, che so che vi piacciono un sacco. E poi, come ultima notizia, vi parlerò del caso Ramadani. Ramadani, sì, esatto.
perché insomma c'è una roba che vi devo spiegare. Ragazzi, prima di andare avanti vi chiedo pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, qua sotto c'è il tasto iscriviti al canale e ricordo sempre a tutti che nel primo commento trovate il link per iscrivervi, quindi andare in modo completamente gratuito, entrare nel mio canale Telegram dove riceverete una notizia ogni volta che io pubblico un video, così non ve ne perderete nemmeno uno. 1, 2, 3, sigla. Oh, partiamo subito dal pittore di Bordeaux. Come riportato, il Milan non cambia idea su Adli. L'arrivo del giocatore a Milano non sarà anticipato per gennaio, verrà in estate come da contratto. Io tutte le volte, questa è una cosa che è arrivata da diverse fonti, che le fonti non esistono, è arrivata da diverse voci, ma è una cosa abbastanza elementare. Io tutte le volte che si parlava del pittore, io cosa vi dicevo sempre? Ragazzi, guardate che il Milan ha acquisito il giocatore e nel contempo, nel momento in cui ha firmato il contratto per la cessione del giocatore, ha accettato che il giocatore da contratto rimanga un altro anno a giocare con il Bordeaux, quindi difficilmente il Bordeaux si priverà del suo giocatore più forte che ha in rosa. E effettivamente pare proprio che dalle ultime cose che sono arrivate, le ultime voci che sono arrivate, pare proprio che sia così. Io ovviamente era una mia semplice opinione personale e poi di fatto si è dimostrata questa. Abbiamo anche un aggiornamento dal Corriere della Sera riguardo al rinnovo di Frank the Tank, che sì, io ve la leggo raga, non è una mia opinione personale e non è niente, semplicemente vi leggo quello che riporto al Corriere della Sera. Che sì, è sempre più vicino all'addio al Milan. Il centrocampista non è intenzionato in nessun modo a rinnovare il proprio contratto, anche perché ha rifiutato l'ultima proposta del Milan di 6 milioni di euro a stagione per 5 anni. Così scrive il Corriere. Il Milan gli ha fatto un'ennesima proposta, portando, perché vi ricordate che la narrazione delle ultime proposte del Milan era diversa, cioè il Milan offriva una cifra a partire da 4,5 fino ad arrivare a 6 per 5 anni a salire, quella secondo il Corriere era stata l'ultima offerta fatta dal Milan. Invece adesso pare che il Milan abbia fatto un'altra nuova proposta, cioè io non ti faccio 4,5 a salire a 6 nel giro dei prossimi 4-5 anni, ma ti faccio subito un'offerta a 6 milioni per tutta la durata del contratto. E pare che, così scrive il Corriere, ripeto, pare che il giocatore abbia rifiutato anche questa ennesima proposta. Dispiace ragazzi, Frank è comunque un giocatore che a me piace, un giocatore che quando è in campo e è al 100% delle sue capacità, ragazzi, un giocatore che comunque in Serie A, attenzione, capite bene, in Serie A è un giocatore che fa la differenza. Ma c'è un altro giocatore invece su cui il Milan pare aver puntato gli occhi. Io appena ho visto allora, tutto parte da delle ipotesi di mercato, no? Scrivevamo sui vari forum e sulle pagine che c'era la possibilità di prendere un difensore centrale. Uno dei primi nomi che è uscito e quali io ho sponsorizzato subito è stato Botman, ma senza nessun tipo di idea che in realtà il Milan potesse essere veramente interessato a Botman. Quindi, quando poi è uscita la notizia è figlia delle nostre sparate che dicevamo, e quindi qualcuno sui media ha letto: ah cavolo, guarda che tutti i tifosi del Milan scrivono di Botman, scriviamo la notizia su Botman. Oppure la notizia reale non si sa, ragazzi, a quelli che arriveranno dopo l'ardua sentenza. Comunque, come riportato dal Corriere della Sera in edicola, il Milan ha bisogno di un nuovo innesto in difesa per sostituire Kier, che non ci sarà, ricordo a tutti, fino a fine dell'anno. Si valuta anche Botman, difensore centrale del Lille. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe anche su Christensen, molto vicino però al rinnovo con il Chelsea. L'altra alternativa, ricordo a tutti, che era quella di Milenkovic, che probabilmente si muoverà a fine anno, perché va in scadenza di contratto anche lui, dalla Fiorentina. Non so se quest'anno o l'anno prossimo. Comunque, la valutazione del giocatore è di circa 15 milioni di euro. Qua, ragazzi, io mi affido pienamente nelle mani di Paolo e di Massara. Bisogna andare a prendere qualcuno per forza per sostituire Kier, ma bisogna andare a prendere qualcuno di forte. Cioè, andare a prendere una scommessa non so quanto possa avere senso, ok? Secondo me, se bisogna andare a prendere qualcuno, bisogna andare a prendere qualcuno subito di forte. Di Leao ve ne ho già parlato. L'ultima cosa che volevo parlare è il caso Ramadani, ok. Il Milan ha chiesto i documenti sul trasferimento di Rebic. Cos'è successo?
Eccolo qua, al Milan, come a tanti altri club di Serie A, sono addirittura 11, quindi praticamente quasi tutti, sono stati richiesti documenti di prestito. Allora, il Milan, per quanto riguarda il Milan, sul prestito e il trasferimento di Rebic dall'Eintracht, se non ricordo male. Cos'è successo? Che praticamente, secondo il Corriere della Sera, quindi ripeto, non è una mia idea, ma io leggo sul Corriere della Sera, in questa inchiesta di qualche problema, non ho capito, ci sono dei problemi di soldi trovati dalla Guardia di Finanza, hanno preso praticamente tutte le operazioni fatte da Ramadani negli ultimi anni, tra cui ovviamente anche quella di Ante Rebic. Ovviamente io ricordo a tutti che i club in questa cosa non c'entrano assolutamente niente. Tutti i club, infatti, ricordo al Corriere della Sera, comunque non sono assolutamente indagati e sono tutti sereni e pronti a collaborare con la Guardia di Finanza. Quindi tutte le operazioni fatte da questo agente, secondo il Corriere della Sera, sono state prese sotto la lente di ingrandimento per la Guardia di Finanza, tra cui anche l'operazione di Ante Rebic. Bene ragazzi, spero di avervi dato qualche notizia in più che non sapevate. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, come sempre, di tutte le notizie che vi ho dato. Un saluto a tutti, forza Milan e vada via il Kill Inter. Ciao ragazzi, ciao!